insieme al collega il professor Francesco Romeda, che è anche presente in sala, abbiamo proposto una ricerca su un nuovo modello di mobilità sostenibile nell'ambito delle vallate alpine. Buona parte delle vallate alpine presentano delle problematiche morfologiche, orografiche rilevanti, nel senso che hanno un'unica asta, un'unica direttrice, sulla quale spesso abbiamo dei servizi di trasporto pubblico con autobus da 55 posti che viaggiano quasi vuoti, non riescono a soddisfare quella che è la domanda più diffusa e quindi diciamo, abbiamo poi dei servizi invece privati che vengono fatti dai rifugi piuttosto che dagli alberghi o da altre attività. Quello che vorremmo cercare di fare è quello di unire queste diverse esigenze di domanda di mobilità creando un servizio innovativo, già sperimentato peraltro in questi ultimi anni in diverse parti del mondo, diciamo d'Italia ed Europa, per quanto riguarda i trasporti in area a domanda debole, ipotizzando dei servizi che coprano in parte sia la domanda di trasporto pubblico, sia con le sinergie verso servizi di trasporto privato che possono contribuire a coprire almeno una parte dei costi di questi servizi. Tenuto conto che la contribuzione regionale va via via scendendo sul trasporto pubblico e che il ruolo che prima veniva svolto dalle comunità montane proprio nell'ambito di queste aree come diciamo collettore di esigenze anche di mobilità diverse sta ormai scomparendo perché le comunità montane stanno morendo. Abbiamo ottenuto supporto da parte di un'unione di comuni della Valle Varaita e anche del BIM della Valle Varaita che stanno appunto affrontando queste problematiche, quindi vorremmo cercare di proporre un sistema nuovo basato su veicoli piccoli, quindi a bassa capacità, con l'ausilio naturalmente degli strumenti che oggi ci vengono forniti dal sistema di comunicazione globale in cui viviamo.